La fondazione è un ente di prevenzione. Prima che arrivino i servizi sociali, interveniamo noi e con il dialogo cerchiamo di risolvere i problemi con le famiglie e con le scuole. Il sindaco Manfredi ha visitato la fondazione A Voce de Creature, struttura polifunzionale presieduta da Don Luigi Merola, che lavora sul territorio contro la dispersione scolastica e i rischi di devianza minorile. Nella sede del quartiere Arenaccia si svolgono attività di aggregazione, di integrazione culturale e di formazione per antichi mestieri e professioni artigiane. Noi togliamo la manovalanza alla camorra, abbiamo ragazzi dai 6 ai 17 anni che fanno tante attività, dal dopo scuola al recupero degli anni perduti, perché alcuni avevano lasciato la scuola dell'obbligo, fanno attività di laboratorio, imparano un mestiere, cucina, pizzeria, fanno un decoupage, abbiamo un corso di estetista delle ragazze più grandicelle. E dunque il sindaco toccherà con mano che i miracoli non li fanno solo i santi, ma li facciamo ogni volta, facciamo il nostro dovere. Dal 2007 A Voce de Creature ha sede in una villa confiscata alla criminalità organizzata ed assegnata in comodato gratuito dal Comune di Napoli alla Fondazione in virtù della sua rilevante funzione sociale. Quando si vuole contrastare il male c'è bisogno di grande cura e di grande prossimità, e quindi soprattutto per i ragazzi e i bambini del nostro territorio l'azione che viene fatta di accompagnamento, di vicinanza, di attenzione sia all'educazione che allo sport è il modo migliore per tenere i ragazzi in un sistema educativo ed evitare che possano prendere una strada sbagliata. Fino ad oggi più di 1300 bambini e ragazzi sono stati ospitati nella struttura. I beni confiscati hanno un regolamento e dopo 20 anni l'immobile ritorna di nuovo al comune e noi dovremmo partecipare di nuovo al bando. Sicuramente noi stiamo procedendo per una revisione del regolamento in maniera tale da dare continuità a quelle che sono le iniziative che hanno dimostrato di dare veramente un contributo molto positivo alla comunità, come è in questo caso A Voce de Creature. Quindi è una questione che sta molto a cuore all'amministrazione, su cui ci sta lavorando sia l'assessore De Jesu sia il gabinetto, il mio gabinetto, proprio per fare in modo che questa continuità possa essere garantita.